Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di The Binding of Isaac Afterbirth. Siamo qui oggi per continuare un pochettino le nostre run. Non faccio ancora la grid mode perché voglio levarmi un pochettino i personaggi. In realtà sono una cosettina sulla grid mode e quindi voglio, per essere precisi, non levarmi tutti i personaggi, ma aspettare a levarmi Kaino perché voglio farmi la grid mode con un altro personaggio prima arrivare a tot centesimi e voglio vedere se è vera cosa che ho scoperto, che Kaino viene potenziato. Comunque, nello scorso episodio abbiamo fatto Eve, la boss rush, siamo riusciti a fare. Peccato, potevamo fare anche di più, però la scelta era tra farsi la boss rush o fare di più, e ho preferito farmi la boss rush. Comunque, oggi invece facciamo Maddalena in hard. Lost, grazie, molto gentile. Oggi è il giorno di tutti i santi, se non erro, quindi auguri a tutti in teoria, essendo il giorno di tutti i santi. È domenica, quindi. Parliamo un pochettino di. Allora, prima di tutto il seed. Cerchiamo di fare un discorso normale. Il seed 6MSLVY4G. Ok, parliamo un pochettino di Maddalena. Dovrebbe avere un danno, se non erro, o base o leggermente più basso dei degli altri personaggi. Parte con un cuore in più, parte con lo Yamart. Rate of Fire normale, Rate of Fire normale. Se non erro, dovrebbe avere normale anche il range e anche la luck. Diciamo che è il personaggio tank del gioco, perché ogni 4 stanze si recupera un cuore. Questo è un oggetto nuovo. Knidnybee, Love Toots. Ok, secondo me è tipo un feromoni portatile e non mi piace. Secondo me è un feromoni portatile perché quando abbiamo utilizzato abbiamo sparato una specie di. Cioè abbiamo fatto una scorreggia che ha il colore di feromoni e quindi lo ritengo un oggetto che non preferisco lo Yamart, sinceramente. Quindi iniziamo bene con un oggetto brutto alla prima stanza. Perfetto. Sono assai felice di ciò, devo dire la verità. Oggi la Daily Challenge ho notato che tratta dei Lost. Per un attimo pensavo di farla, poi mi sono detto tra me e me no, non è. Grazie per i phone pills, che non è una cosa che ci tengo a fare adesso, perlomeno. Ci saranno arriveranno le bestemmie su The Lost. Bestemmie no, perché magari YouTube mi rovina il video e poi io di solito sono una persona abbastanza calma e non bestemmio. Però di fatto. Oh, gioco sei bastardo, perché ci devo prendere un danno per Tagloth? Ok, ho una pronuncia inglese bruttissima. Perché cosa fa? Con una percentuale basata sul luck, spareremo a posto di una lacrima un dente. Questo dente farà più male delle nostre lacrime, farà molto più male le nostre lacrime. Non so se quanto faccia più male, però fa molto più male le nostre lacrime. E quindi, beh. È un buon oggetto, soprattutto se riusciamo ad aumentarci di molto la nostra luck. Se riusciamo a uccidere questo nemico, sopravviveremo. Perfetto. Ovviamente uccidere i nemici aiuta per sopravvivere in questo gioco, eh. Non l'avrei mai detto, però. Devo dire che aiuta. Ok, bando alle cavolate. Scendiamo qui sotto. Vedete, il nostro dente, quando viene sparato, fa molto più male delle nostre lacrime. Vorrei trovare anche la Cursed Room, maledetto. Perché così. Ok, qua ha preso un danno idiota. Però per fortuna adesso mi si ricarica lo Yamart. Quindi posso prendere questa monetina, tornare su e vedere se c'è una Cursed Room. Così magari ci entro. Perché ho una batteria e quindi una ricarica. Devo dire che trovo comunque questo livello alternativo, il Burning Basement, più facile del Cellar. E non credo che esista qualcosa più difficile del Cellar, mi sa, come concetto di gioco. Il Cellar è veramente antipatico perché i ragni sono la cosa più odiata di questo gioco, secondo me. I ragni e The Lost. Credo che se dobbiamo fare la categoria di cose odiate di questo gioco, i ragni sono in prima categoria. No, i ragni sono in seconda categoria. The Lost non lo batte nessuno, avete ragione. Se riusciamo a uccidere magari però questi nemici che sono fastidiosi. Più che altro per il fatto che spawnano. Muori. Grazie. Ok, credo che non ci sia una Cursed Room. Però controlliamo con quest'ultima stanza. Che grazie a Dio ha avuto un nemico che ha deciso di porre fine alla sua vita in modo abbastanza triste. E andiamo a affrontare il boss. Sperando, io spero, perlomeno, che non sia qualcosa tipo The Haunt. Perché sarebbe noiosa, non perché lo battiamo. Ah, Litteorn. Ah, è un.
Giusto, ci sono stati due. Sono pirla, non me ne sono neanche accorto. Però questo è un Basement XL. È vero. Quindi ci saranno due boss qua. E praticamente. Ah, ci siamo anche giocati un patto con Satana, a quanto pare. Perché abbiamo preso il danno intero per prenderci quell'oggettino. Cioè, per prenderci Tagloff. Chiedo scusa per. Amore duro sarebbe in traduzione in italiano, se non erro, eh. Credo che potrei parlare più di traduzioni in italiano che metterle in inglese perché ho una pronuncia in inglese pessima. Comunque questo è un evil più un range up e ci dà anche un cuore nero. Potrebbe aumentare anche la possibilità che ci spawni Satana. Se lo fa io non mi lamenterò, anzi sarò contento. Vorrei uccidere velocemente questo nemico, questo boss. Che ancora una volta mi sono dimenticato di leggere come si chiama perché sono pirla. Spero che questa serie vi stia piacendo. Noto che comunque sta avendo più visual delle mie visualizzazioni solite. Ok, che di solito faccio poche visual. Maledetto, questi corpi a ricerca hanno accelerato. Vorrei ucciderlo il più in fretta possibile. Così almeno poi posso uccidere il ragnetto con più tranquillità. Non so se conti quel danno che ho preso per farmi levare Satana del tutto. Oppure adesso apparirà perché mi vuole bene. Se muore questo ragnetto. Se volesse morire questo ragnetto. Cioè mi ha sparato 4 lacrime di fila, però il ragnetto non l'ho preso. Perfetto. Qualcos'altro noi possiamo fare di questo piano? Direi di no. Peccato per Satana, perché se avessimo avuto due piani separati, molto probabilmente sarei riuscito ad ottenerlo. Quindi scendiamo giù. Ok, Curse of Darkness, le Flooded Cavern, che è le caverne allagate. Ho preso un danno idiota per cercare di dirlo il nome giusto. Sono un genio, veramente. Ok, facciamo esplodere tutta questa stanza. Scendiamo giù. Se prendiamo un altro danno, utilizzeremo il nostro Yamart. Ecco, come manco finito di dire. Vediamo la versione alternativa. No, mi sembra la versione che spara ragni, infatti, ricordavo bene. Siamo con un danno adesso ovviamente basso per la zona in cui ci troviamo. Vorrei aumentarlo in modo esponenziale. Vediamo se qua c'è qualcosa di interessante. Assolutamente no, non ne vale minimamente la pena, quindi possiamo proseguire qui. Ok, qua ci sono nemici molto antipatici, però ci sono molti funghi. Magari mi esce un Magic Mushroom, visto che io lo chiamo. Visto che io chiamo gli oggetti e gli oggetti vengono a me, a quanto pare. Negli scorsi episodi abbiamo capito questo. Sto prendendo una marea di danni. Ok, che lo sto facendo col personaggio più adeguato per farlo. Anche se preferirei non prenderli, andare più sui patti con Satana che prendere danni. Però almeno Maddalena mi permette di recuperare vita in modo abbastanza sicuro. E quindi un po' di danni magari sono non giustificati. Ma almeno ci si riesce a giocare comunque subendo danni con Maddalena. Magari se facessi una partita del genere giocando con The Lost, là sì, sarebbe finita molto prima. Ok, apriamo la Treasure Room e otteniamo un oggetto che per come stiamo giocando la partita può anche funzionare. Smart Fly è un orbitale che gira attorno a noi. Quando subiamo danni, Ultra Pride, Ultra Pride, ok, riesco a dirlo in una pronuncia decente, che per noi veramente è fastidiosissimo, però sta subendo danni. E non ah, perché avevamo la mosca. Ok, la mosca fa proprio questo effetto. Permette 48 ore di energia, utile. Quando subiamo un danno, riesco a farci a fare una frase di senso compiuto. Quando subiamo un danno, si attiva e funziona come l'uccellino morto di Eva. Quindi, con un personaggio che subisce molti danni, o quantomeno con una partita come la nostra, in cui sto prendendo veramente una caterva di danni impressionante, può essere utile. Infatti, adesso si è attivata. Funziona molto bene, c'è da dire. Si è attivata e ha ucciso i nemici in stanza. Quindi, in un certo senso, adesso quando prenderemo danni, le stanze diventeranno progressivamente molto più facili. Questa, per esempio, è una stanza che non vorrei. Che sto giocando veramente male. Adesso mi ha addirittura parato un colpo questa mosca, veramente. MVP per la mosca e la partita. Ok, qua c'è il negozio, una stanza pessima col danno che abbiamo ora. Anche se spero che magari un po' di denti fortunati ci appaiano. Vorrei un potenziamento per il danno contro il boss. O un potenziamento per il danno oppure un range up. Se fosse The Fallen, questo boss sarei veramente felice.
Se fosse The Fallen, ovviamente, perché mi darebbero un oggetto del patto con Satana. E ovviamente un oggetto col patto con Satana non si rifiuta mai. Se no, magari il pentagramma o il Magic Mushroom mi piacerebbe tanto. Molto più probabilmente 4 ero un cuore, però ne sono abbastanza sicuro. Non perché lo sappia già, ma perché semplicemente mi ritengo una persona molto sfortunata. Ok, abbiamo la ricarica. Voglio entrare qua dentro? Sì. Se non sono fortunato, Broken Watch, che cosa fa? Ogni tanto rallenta o accelera una stanza. Molto per me, secondo me, questo oggetto le rallenta più che le acceleri. Ecco, qua possiamo già vedere il suo effetto in azione. Come potete vedere, semplifica di molto una stanza. E se troviamo un boss rallentato, è molto probabile che non ci prenderemo danni contro quel boss. Anche se, cosa un po' inutile adesso, perché in qualsiasi caso, i patti con Satana ci siamo giocati. Allora, vediamo di uccidere questi qua. Sono veramente tankosissimi questi scheletri. Scheletri, certo. C'ho gli scheletri in mente ovunque perché sono il mio incubo. Questi pipistrelli ciccioni, li chiamerò così. Danni idiota, però ho accelerato la stanza. Forse ho Yamato. Comunque, un cuore in giro, quindi non mi dà troppi problemi. Pretty Fly, quindi siamo a due orbitali. Buono, buono. Ok. Vediamo di far fuori il più possibile i nemici. Possibilmente non quello nero subito, perché potrei rischiare di prendermi un danno. Visto che preferirei eliminarlo. Ecco, va bene. Sono riuscito a eliminarlo senza prenderci danno, e allora va tutto a posto. L-Tap. Buono. Aspetto a tornare indietro. Magari sì, riesco a ricaricare, credo, il mio Yamarte. Quindi, se non prendo danni, riuscirò a andare a vita piena senza bisogno di utilizzare quella batteria. Ovviamente non punto a fare boss rush in questo episodio, anzi vorrei battere il più possibile il cuore di mamma così da sbloccare finalmente Cattedrale e po Cattedrale Satana e Sheol. Così portiamo avanti la serie più che altro. Anche se nel prossimo episodio credo che farò Grid Mod. Sì, credo che farò Grid Mod con Isaac. Ah, mi droppa direttamente il cuore rosso, quindi non. Siamo fortunati, abbiamo appena trovato Pip rallentato. Quindi questa sarà una sfida relativamente facile. Se ci prendo danno sono un pirla. Comunque voglio fare Boss Rush Grid Mod, perché così penso di sbloccare quel potenziamento per Kaino di cui ho sentito parlare. Perfetto, cioè di cui ho sentito parlare, di cui oltre ad aver sentito parlare ci stavo lavorando anche sul mio primo salvataggio. Molto probabilmente farò un'altra partita in Grid Mod sul mio primo salvataggio, quello che è Platinum God, e vedrò se riesco a sbloccarlo lì, così almeno non vi dico una cazzata e vi dico anche che cos'è. Se non erro, dovrebbe essere qualcosa di veramente utile con Kaino, da quanto ho capito. Poi vabbè, non ne sono sicuro, ovviamente. Pip così veramente facile. Non capisco perché i suoi occhietti non siano rallentati. Mi dispiace tutto ciò, perché se i suoi occhietti fossero rallentati sarebbe ancora più facile. Sono riuscito comunque a prenderci un danno. La nostra mosca non si è attivata. Ok, adesso si è attivata, quindi addio Pip. Magic Egg Ball. Niente di che. Però mi dà The Devil, che è buono. Io direi di utilizzare lo Yamart qua e di andarmi a prendere quella batteria che è veramente lontana. Però nel frattempo possiamo chiacchierare. Niente di particolare da dire. Siamo in una situazione che non ritengo buona. Anzi, andrei direttamente. Io andrei a vedere se adesso, grazie alla nostra dorata mano sinistra, è diventata una. Sì, una chest rossa. Abbiamo preso anche un danno, quindi la nostra. Come si chiama? Ci sarà utile avere quella batteria, ecco, molto semplicemente. Speravo magari di ottenere un oggetto di patto del patto con Satana. Ah, comunque l'oggetto che abbiamo ottenuto è molto inutile. Perché aumenta lo shot speed up. E basta. Quindi è veramente un oggetto abbastanza inutile. Ci ha dato. È più utile la carta che ci ha dato che l'oggetto in sé. 5 centesimi, non gli dirò mai di no. Abbiamo solo una bomba, quindi non mi tento di andarmi a cercare la stanza segreta. Peccato, perché la stanza segreta potrebbe essermi utile. Utilizziamo qua il nostro Yamart e andiamo al prossimo piano. Non siamo per nulla in tempo per la boss rush, non abbiamo il potenziale offensivo per fare boss rush, quindi questa partita sarà, credo, semplicemente una partita che ci porterà al cuore di mamma. Non credo neanche, se non otteniamo potenziamenti, di riuscire a battere il cuore di mamma ora come ora. Quindi
Ok, potrei farcela, perché potrei riuscire ad avere talmente tanta vita, avendo anche un health up in giro, da riuscire a batterlo. Però, la Curse Room me la voglio rischiare? Sì, e ci abbiamo guadagnato 2 cuori neri, ottimo. Dobbiamo cercare di mantenere questi cuori neri il più possibile, perché ho un'altra stanza rallentata, siamo veramente fortunati con questo... Con il Broken Watch, perché ci ha rallentato soltanto le stanze finora. E oltretutto, oltre ad averci rallentate, ci ha rallentato stanze che comunque sarebbero state abbastanza sgradevoli normalmente. Oltre ad averci rallentato il boss, anche se sono riuscito a prendere un danno. Ok, vediamo che cosa ci dà questa sacca. 2 monetine, poteva dare roba più utile. Questa è una stanza, ok, normale. Per un attimo ho pensato che fosse accelerata. Per fortuna non è così, perché non mi ritengo in condizioni di affrontare stanze accelerate molto difficili. Ok, Treasure Room. Quella è Speedball, quindi Speed più Shot Speed Up. Adesso che dovremmo mostrare lacrime, si hanno una velocità incredibile. Però ovviamente velocità incredibile non significa che sono molto potenti, anzi, il contrario. In questo caso abbiamo delle lacrime veramente messe male. Dovrei aumentarmi la luck in qualche modo. Se riuscissi ad aumentarmi la luck, molto probabilmente avrei una partita migliore, perché avendo amore duro, lo dirò in italiano perché mi sento veramente handicappato a dire quelle parole in inglese. Avendo amore duro, che ci fa sparare i nostri amati denti, riusciamo quindi a fare abbastanza danno. Mi porto a 100 monete? Sì, mi voglio portare a 100 monete. Così blocco il potenziamento dello store livello 2, che è ottimo. Dovrebbe aumentarmi gli oggetti in vendita, che è una cosa che io non vedo l'ora di avere. Sì, effettivamente se troviamo, che ne so, Magic Scrub oppure il trinket del piede di Kaino, sarei veramente felice in questo caso, perché riusciremo ad avere un danno decente, perlomeno per la partita, perché spareremo molto più spesso i nostri dentini. Questo particolare campione non mi preoccupa, perché sembra che non si veda, in realtà. Cioè, dovrebbe essere invisibile, però non funziona troppo bene. Quindi, poverino. Accettiamo il suo tentativo e poverino, lo biasimiamo. Povero nemico. Questa è una stanza che poteva sempre rompermi le scatole per il fatto che sparo troppo. Cioè, uno shot speed up esagerato. E ho veramente una tier sap bassa. Ecco, possiamo vedere se sarebbe stata una stanza rompiscatole. Se non elimino velocemente questo qui, o almeno non lo faccio incastrare, diventerà veramente antipatica. Ok, sono riuscito a eliminarlo, quindi adesso credo perlomeno di riuscire a non prenderci danno in questa stanza. Spero in un patto con Satana in questo piano, però non ne sono del tutto sicuro, perché sono entrato nella Cursed Room. Nella Cursed Room. Cursed o Cursed Room? Non lo so esattamente, però non ne sono tutto sicuro che ci sarà un patto con Satana. Ci spero altamente, perché ne ho bisogno di un aumento di danno veramente disperato. Perché siamo veramente messi male per quanto riguarda il danno e le tiers. Perlomeno allora vorrei un aumento di danno, perché in teoria le tiers posso cavarmela. Basta che colpisco con tutti i colpi e faccio abbastanza male. Se ottengo un aumento di danno, mi permette di shottare i nemici, per dire. Però se ottenessi allora adesso vorrei il patto, più precisamente, perché se avessi anche tante tiers potrei fare più danni e sparare anche più proiettili. Ok, vediamo qua, c'è qualche pillola che conosco? No. Ok, ti prego, niente telepills. Oddio, mi ha fatto diventare più grande. Speriamo che la cap, ottima pillola. Ok, sono diventato più grande. Non è necessariamente una cosa buona né una cosa cattiva, per un motivo molto semplice. Cioè, è una cosa cattiva, secondo me, perché se la pillola che ci fa diventare più piccoli, è molto più utile, per il fatto principale che essendo più piccoli ci colpiscono meno frequentemente i nemici, cioè è più facile schivare. Il rapporto, diciamo, di come si può dire, di volume diminuisce, non di volume, di superficie del mio PG diminuisce, e quindi ovviamente è più facile schivare. Ok, la luck up è molto utile perché, come ha già detto, questi denti li spariamo in base alla nostra fortuna. Quindi adesso dovremo fare più danno propriamente grazie ai denti, se siamo fortunati. Essendo una statistica, comunque è possibile portarla al 100%, cioè nel senso a fare in modo che spariamo sempre soltanto denti. Però essendo una statistica, finché non siamo al 100% ci sarà possibilità di non spararli.
Intanto si ringrazia il Broken Watch che mi ha veramente reso la vita molto più facile in questa partita, rallentandomi veramente tantissime stanze. Tanto che ecco che i vermetti sono fermi praticamente quando vengono creati. Cioè, poverini, poveri vermetti. Però se tu continui a crearli quando io vorrei invece uccidere te, mi dai soltanto fastidio. Grazie al cielo sei morto. Cioè, ne ha addirittura spawnati due. E proprio più cattivo non poteva. In modo più cattivo non poteva comportarsi. Ok, abbiamo credo anche finito questa stanza. Useremo dei devil qua. Perché fa l'effetto del Book of Burial. Non so se farà The Frail, questo è il pin più difficile, diciamo. Comunque fa l'effetto del Book of Belial. Non credo che faccia completamente l'effetto il Book of Belial. Credo che ci dia soltanto il damage up del Book of Belial. Però se mi darà anche il patto con Satana, io non dirò di certo di no. Anzi, questo spara a Brimstone. Ok. Oh, ma non sapevo che lo sparava in questo modo. Ok, non ha fatto l'effetto del Book of Belial. Un HP up. Qualcos'altro che volevo fare in questo piano? Io direi di no, quindi scendiamo giù. E adesso siamo veramente nei cavoli, siamo veramente messi male per questo piano. Non posso neanche farmela perché rischio di morirci. Ok, questo è è una stanza rallentata, quindi andrei in modo abbastanza semplice. Non mi rischio di entrare là dentro perché ho un cuore nero. Se perdo il cuore nero proverò ad entrare in questa curse room. Se no, non ci entrerò, molto semplice. Ok, vorrei uccidere in fretta questi nemici. Abbiamo un danno veramente, veramente infimo. Se non troviamo un tears up o comunque un damage up, siamo messi veramente male. Potremmo addirittura soffrire nel battere mamma, quindi è preoccupante tutto ciò. Ok, andiamo avanti. Questa stanza, abbiamo veramente talmente poco danno in questa stanza che rischiamo di prenderci danno. Per fortuna sono riuscito a schivare questi ciccioni. E ad entrare qua dentro. Chuo Klebs raddoppia come si chiamano? Le mie bombe. Maledizione, però adesso la nostra mosca ucciderà i nemici. Purtroppo abbiamo perso anche il cuore nero. Cosa c'è qui dentro? C'è un restock. Se funziona, rido. Funziona. Funziona. Potremmo giocare come Blue Baby. Ho sentito che funziona anche facendo così, quindi. Holy Menthol! Holy Menthol! Che cosa fa questo oggetto? Che culo! Che cosa fa questo oggetto? Adesso tutti i danni che subiremo in una stanza. Il primo danno che subiamo in una stanza ci viene parato. Abbiamo ottenuto un oggetto potentissimo. Credo che sia tra gli oggetti più potenti di questo gioco. Adesso qua non prendiamo danni in modo idiota. E prendiamo un cuore blu. Perfetto, perfetto. Abbiamo ottenuto uno tra gli oggetti più OP di questo gioco. Che culo. Potete darmi dello sculato. Ok, adesso abbiamo una possibilità di vincere abbastanza decente. Nel fatto principale che non prenderemo danni nelle stanze normali. Si spera. Lemon Party, ok. Buona. Si spera che non prenderemo danni nelle stanze normali perché di solito più di un danno io non lo prendo, al limite prendo un danno. Quindi dovrei, perlomeno, se sono ancora capace di giocare a Isaac, dovrei riuscire a non prendere danni idioti e a utilizzare Holy Menthol in modo abbastanza costruttivo, cioè parandomi danni, molto semplice. Spero in grid là dentro, però non mi fido ad entrarci perché sono messo abbastanza male. Ok, rallentato per giunta. Cioè, veramente, il gioco ci sta aiutando. È inutile dire il contrario. Il gioco ci sta veramente tanto aiutando. Perché adesso dobbiamo ottenere il patto con Satana. Se non otteniamo il patto con Satana, siamo fregati. Abbiamo ancora l'Holy Menthol, quindi possiamo addirittura subire un danno in questa stanza prima di dover prendere danni ai cuori. Come vedete, grazie all'Holy Menthol ho fatto anche la bellissima combo di entrare nella curse room senza subire danni. E quindi, beh, è Holy Menthol, è uno tra gli oggetti più OP di questo gioco. Facciamo veramente un danno infimo, però se ci troviamo i boss rallentati riusciamo a sconfiggerli abbastanza bene. Ok. Un patto con Satana, ti prego, non Krampus e non tre ceste rosse. Maledizione, ti prego. Deve pagare, se no. Un oggetto di Gappi. E abbiamo la mano sinistra. Che cosa fa?
Non mi ricordo il nome adesso, un attimo di... Vabbè, il collare di gappi, credo che sia questo il nome. Che cosa fa esattamente? Mi permette di ritornare... Ho una possibilità di ritornare in vita dopo che muoio. Molto semplice, cioè, molto semplice. Ho provato a farmi anche questa stanza per un motivo altrettanto semplice, che se c'era un altro oggetto di gappi eravamo a due oggetti di gappi e anche Gappi può salvare questa partita. Ovviamente, Gappi salva qualsiasi partita, scusatemi. Quindi, niente da dire in particolare, queste saranno tre ondate di nemici. Per noi abituati alla grid mode questo dovrebbe essere facile, ovviamente. Non ne sono così sicuro perché abbiamo... Secondo me questo shot speed up mi dà fastidio, questi... Shot speed up così grandi e i cavalieri sono veramente un nemico odiosissimo. Dovrei cercare perlomeno la stanza segreta. Però ho soltanto il Chuo Clubs, quindi ho due bombe. Perché vi moltiplica le bombe per due. Però se non avete bombe, vi dà due bombe. Questa carta. Quindi, cioè, è abbastanza. Non particolare. Abbastanza difficile trovarla con sole due bombe perché vedo già più di due possibilità e quindi è un po' preoccupante questa cosa. Perfetto, siamo arrivati all'ondata più facile, non abbiamo subito danni, grazie Olimental, grazie Olimental per esistere. Non perché lo stia utilizzando in modo attivo, però avere Olimental credo che salverà questa partita o almeno la renderà più facile. Perlomeno dovremmo riuscire a evitare molti danni con questo oggetto, però vorrei uccidere i nemici in questa stanza il più in fretta possibile. Non è una cosa facile col danno infimo che abbiamo. Devo girare per forza nelle stanze perché devo ottenere potenziamenti casuali, sarebbero ben graditi, della serie che ne so, prima stanza trovo a costo di un danno. Ok, ho preso un danno, quindi adesso devo stare attento perché prenderò un danno ai cuori. Ecco, ho preso due danni, però la nostra mosca si è attivata. Dovrei comunque riuscire. Vabbè, il prossimo piano otterrò un patto con Satana. Quindi è abbastanza preoccupante ciò. Anzi, dovrò affrontare la mamma. Continuiamo a fare stanze perché abbiamo Olimental. Quindi dovrebbe. Non dovrei prendere danno neanche qui. Ho preso danno. Sono un pirla. Se prendo un altro danno. Avrò non rovinato la stanza. Neanche rovinato la stanza. Avrò di sicuro accelererò di molto la stanza. Ok, quello lì adesso è abbastanza più facile come nemico perché metà. Diciamo non salta più. Questi sono nemici stronzi perché saltano e sono abbastanza fastidiosi solo per questo motivo. Olimento si riattiva. Il gioco ha avuto un rallentamento. Io mi sono un attimo preoccupato. Spero che non sfasi l'audio. Sono stato un attimo in silenzio nella speranza che non lo sfasasse. Però credo che se lo deve sfasare lo sfasa comunque. Ok, questa stanza rallentata può venirci comodo perché questi nemici hanno veramente tanta vita. Quindi ci hanno messo abbastanza a ucciderli. Veramente, Olimento, siamo un oggetto di gappi. No, non dovevo continuare a fare questa stanza. Dovevo ottimizzare il mio Yamart e prendermi un po' di centesimi dalla donation. Ok, adesso abbiamo preso danno, però dovremo riuscire a sconfiggerli questi scheletri, mentre Deont è più fastidioso. Ok, abbiamo due bombe, però eviterei di usarle adesso, perché voglio, se è possibile, moltiplicarle e quindi avere ancora più di due bombe. Ok, un cuore lo possiamo dare. Perfetto. Ci ha ripagato abbastanza. Io direi di vedere se c'è qualcosa di interessante qua. C'è di interessante la scala. Tra virgolette, interessante. Io direi di prendermi questa bomba, così almeno riusciamo a moltiplicarle in 6 bombe. E poi voglio vedere se riesco a prendermi anche come si chiama? Quel tarocco da portarmi giù. Ok, questa stanza è facile per il semplice motivo che abbiamo l'evento, veramente, perché un danno lo potevamo prendere. Scendiamo qui sotto, questo a fine piano, se riusciamo a prenderci un'altra bomba, o almeno se riusciamo a sì, ottenere per caso un'altra bomba. Ok, qua posso comunque sfruttare l'evento, quindi non mi devo preoccupare troppo, però preferirei non farlo, e infatti è meglio così. Ok, possiamo prendere anche il tarocco. E sappiamo che qui sopra non c'è la stanza segreta. Quindi uccidiamo Chubb che è abbastanza puccioso. È uno dei boss più pucciosi. Secondo me i più pucciosi sono Loki, Dingle e questo Chubb. Sono tra i mostri più carini. Anche se Pip è molto carino, e Chad. Però Chubb mi piace di più, non so.
Ok, che è rosso, Chad, però Chad è una donna ed è bianca, quindi soprattutto non gli piace il fumo, ricordatevelo, tra i consigli che gli potrebbe dare la macchina della lettura della fortuna, quella con la palla di cristallo, per farci comprendere. È uno dei consigli che potrebbe dare, e quindi si capisce che è anche una donna. Ok, perfetto, ha pagato per ora 4 bombe. Abbiamo questa stanza rallentata. Io, signore, ti ringrazio per averla rallentata, perché sarebbe stata estremamente antipatica, caso contrario. Perfetto, una chiave. Possiamo andare a dare altra vita alla macchina. Per un attimo ho pensato che si fossero riattivate. Alla macchina delle donazioni. Sto cercando di ottimizzare questo piano al 100%. Per un motivo molto semplice, che ho bisogno effettivamente di potenza di fuoco. Cioè, ho bisogno proprio di essere più potente possibile. E non siamo messi abbastanza bene. Io direi, per non fare avanti e indietro 362 volte, di vedere che carta è questa. The High Priestess. Una carta completamente inutile per il prossimo piano, però ci atteniamo. Ci facciamo l'ultima stanza? Io direi di no, non mi interessa farmela. Ciao, Klebs. Vediamo se qua c'è la stanza super. Se, la stanza segreta. Vediamo se anche qui c'è la stanza segreta. Ok, la stanza segreta l'abbiamo trovata e c'è Grid. Ok, grazie per essere sempre presente ai nostri cuori, Grid. Ti voglio bene anch'io. Ho sempre Holy Mantle che mi parerà il primo colpo. E siamo in una situazione abbastanza buona, diciamo, per combattere Grid. Perché mi ha parato il colpo Holy Mantle, quindi adesso devo stare attento. Se devo prendere danno, preferirei prendere dagli Hopper, perché così almeno mi semplificherebbe la stanza e oltretutto è più facile. Cioè, è meglio prendere danno dagli Hopper che prendere danno alla Grid, secondo me. Perché la Grid vi leva i soldi, molto semplice. E i soldi sono una risorsa che quantomeno a me scarseggia in questo momento. Peccato che Holy Mantle non funziona anche con la macchina delle donazioni, però sarebbe stato veramente un oggetto ancora più OP grazie alla mia mosca. Lucky Rock la prendo per adesso, perché adesso andrò a far scoppiare un paio di rocce. Cioè, un paio di rocce. Sì, farò andare a scoppiare un paio di scheletri. E quindi mi interessa prendermi i soldi anche dagli scheletri. Ok, per fortuna rimane questa cesta, seppur non ho più la mano sinistra. Ovviamente non è per nulla utile, però ho fatto questa azione per potergli fargli scoppiare le altre tre rocce, così ottenere in particolare altri soldi. Ok, un altro tarocco, che è il Joker. In questo piano non abbiamo più ottenuto il patto con Satana, giusto? No, non abbiamo ottenuto. In questo piano abbiamo ottenuto il patto con Satana. L'abbiamo ottenuto, mentre il piano scorso non l'abbiamo ottenuto. Quindi mi conviene usarlo il prossimo piano, no? Però lo direi di usare subito il prossimo piano per vedere se mamma ci dà qualcosa di utile. C'è altro che voglio fare in questa partita? Sì, mi prenderò questa chiave e la scala, tanto vale. Mi tengo il Joker perché The High Priestess è più inutile del Joker. Ok, io direi di utilizzare subito il Joker per un motivo molto semplice. Non è ottimizzazione utilizzarlo adesso. È che non abbiamo proprio danno sufficiente e mi dà la mitra. Ok, adesso dovremmo essere tankosi alla merda, perché la mitra ci dovrebbe permettere di dare cuori. Ci dà cuori blu. Ovviamente preferivo altamente non la mitra, ma magari, che ne so, un qualsiasi oggetto che faceva danno. La nostra mosca è troppo lenta per raggiungerli, e quindi non gli fa danno. Sono abbastanza triste di questo fatto. Credo che questa stanza sia accelerata. Però vabbè, una stanza accelerata su tutte quelle che abbiamo fatto non accelerate, ma anzi rallentate, mi sembra un buon pagamento per The Broken Watch. Holy Mantle comunque sarà forse l'oggetto che ci salva la partita, è inutile dirlo, perché mi permetterà di non subire danni. Là, per esempio, in quella stanza di prima, sì, era accelerata, era evidentemente accelerata. In quella stanza di prima abbiamo subito due danni, di cui uno ci è stato parato da Holy Mantle. Se non avessimo avuto Holy Mantle, adesso avremmo un cuore in meno. Ok, che abbiamo Yamart, però è sempre meglio. Cioè, è meglio tenerselo per quando se ne ha bisogno. Magari lo possiamo utilizzare, appunto, come abbiamo usato prima, in una donation machine. Ok, adesso abbiamo lo Yamart carico. Stiamo affrontando questo boss, che è The Hollow.
Non troppo forte, però non facciamo veramente nulla di danno. Spero nella Treasure Room, spero in una Champion Belt nel negozio. Tanto il negozio ci centriamo di sicuro, perché anche con poche monete possiamo entrarci. Ho lasciato la mano sinistra, vorrei dire per mio volere. Semplicemente me la sono dimenticata, però non credo che diventeremo gappi in questa partita. Molto semplice. Altre bombe possono risultarmi utili. Vediamo se qua ci può essere la stanza segreta. Sì, c'è la stanza segreta. E c'è Ultra Grid, c'è Super Grid rallentato qui. Ottimo, ottimo, ottimo. Qua otterremo anche un sacco di monetine. Quindi è meglio far fruttare questa stanza il più possibile. Grid rallentato non è per nulla pericoloso, per fortuna. Per un periodo nel primo Isaac io pensavo che Ultra Grid mi droppava addirittura il Money Equals Power, cioè i soldi sono potere. Purtroppo non è così, quindi cioè non è mai stato così, quindi è una cosa abbastanza triste. Adesso lo shop diventa obbligatorio. Non ho notato che magari poteva essere nella stanza a fianco, perché effettivamente la Curse of Dan. Ah, no, perché non è nella stanza a fianco, sono abbastanza sicuro. Ok, non c'è infatti qua. Però ci sono 4 grid da far esplodere, cioè 4 mercanti da far esplodere, che ci danno comunque dei soldini, perfetto. Era una stanza che richiedeva due chiavi, niente di particolare. Ok, abbiamo ucciso uno velocemente, quindi dovremmo riuscire a uccidere anche l'altro. Mi ha saltato addosso e il suo creep è arrivato prima di lui e quindi mi ha fatto danno. Cioè, per fortuna che avevo come si chiama? Il mio amatissimo Elemental. Se attirasse i nemici al centro delle spine, oltre ad attirare me, e gli uccidesse questa stanza, io sarei altamente felice. Io la amerei, li vorrei bene e me la sposerei molto probabilmente. No, scherzo, sposarmela no, magari una stanza, sposarsi in una stanza non è una cosa bella. Però sarei felice, soprattutto perché attira i colpi di questi nemici ed è una cosa, sai, bella. Potrei quasi usare Yamart qua, intanto non mi serve tenermelo. Cioè, si ricaricherà, penso. Lo uso, intanto penso che si ricaricherà. Quindi, perfetto, cosa possiamo fare adesso? Beh, cercare la stanza del power up e cercarci la stanza del negozio. Il negozio, che okay? Non dovrebbe esserci grid, perché abbiamo affrontato grid nella stanza segreta dello scorso piano e super grid, ultra o super. Un attimo di blocco di memoria. E Ultra Grid comunque in questa stanza. Questa è una stanza veramente infame. Il concetto molto semplice è che bisogna eliminare i nemici in più in fretta possibile. Ok, posso starmene nei angolini. Non l'avevo notato che erano scoperti. Un altro Chub. Sono quasi tentato di usare qualche bomba per velocizzare la situazione, però credo che sta per caricare, invece non l'ha fatto. Ho preso danno e non ho messo la bomba. Sono un genio. Complimenti, veramente complimenti, Leone. Ok, non cominciamo a parlare in terza persona perché mi comincerei a preoccupare per la mia sanità mentale, che è già abbastanza scarsa, però queste sono altre cose. Uccidiamo Chubb il prima possibile e cerchiamo di andare avanti. Cioè, proprio questa è una partita di resistenza. 35 minuti, ancora non abbiamo battuto mamma. È una cosa molto preoccupante. Di certo, se a posto di ottenere un patto con l'angelo qua avessimo ottenuto un patto con Satana, sarei stato molto più felice. Però ovviamente non si può avere tutto dalla vita. Ok, qua è presente una libreria e un negozio, se non erro, giusto? Perché vedo due stanze. Se prendiamo anche danno, intanto possiamo rientrare. Potremo utilizzare l'elemental per recuperare gli oggetti che sono presenti oltre quella voragine, tranquillamente. Ok, grazie a Dio quegli scheletri si sono andati a suicidare sui fuochi. Però ho preso danno, che sulla stanza diventerà estremamente più facile. Grazie a Dio. Perché la nostra mosca si renderà utile. Sì, lo possiamo prendere quegli oggetti se non utilizziamo l'elemental. E quindi utilizziamo l'elemental. Bombe chiavi, perfetto. E anche un soldino. Allora, deck of card è estremamente più utile, perché ci permette di generare carte. Non credo che mi porterò le board dietro, perché qua penso che c'era una carta migliore e ho ragione. Mi sento estremamente veggente in questo momento. Doniamo, visto che abbiamo 15 monete e non sappiamo esattamente cosa farci. Potevo aspettare a comprare deck of card, ma credo che l'avrei fatto lo stesso, visto che con i soldi non posso farci effettivamente nulla. Quindi abbiamo dato anche 15 centesimi, sono abbastanza felice.
Mi sembrava che questa stanza fosse chiusa da una chiave, però a quanto pare mi sono sognato tutto ciò e di essere che ho avuto per un breve periodo problemi di vista e mi sono sognato che questa stanza avesse un'apertura con chiave. The Hanged Man! Abbastanza inutile. Me lo tengo, mentre invece mi tengo The Devil per il boss. Mi ho usato The Ward, effettivamente io stavo andando al boss dimenticandomi che qua c'è la stanza del... Io vorrei utilizzare Hanged Man e aspettare che quel nemico salti sulle spine e muoia tristemente. Perfetto. Credo che sarebbe stato l'unico utilizzo che potevo dare a The Hanged Man. Perché, com'è una di quelle carte che quando veramente vi serve non ce l'avete mai. Quando invece ce l'avete non la troverete mai utile. Big Fan, un altro orbitale che ruota molto più lentamente delle nostre mosche e ci protegge dai colpi e fa un danno discreto. Sinceramente. È un oggetto che sì, sarebbe buono se avessimo del danno. Non abbiamo del danno, quindi non è un oggetto buono. Molto semplice. Ok, The Devil lo useremo contro il boss. Ho preso danno, quindi adesso devo stare attento a non prendere un altro colpo. Che se no, se no adesso prendo il colpo sarà effettivo, cioè prenderò danno in modo effettivo. Vuoi morire, ti prego, muori. Ho un danno che definirlo infimo è un complimento. Ok, stanza super segreta trovata. Stanza super segreta per tutta stronza. The Sun lo uso qua perché sennò avrei preso danno e non voglio più prendere danno. Ok, qua è presente una carta che è card. Mi permette di utilizzare la carta che ho in mano. E ho usato The Hierophant. Ho trovato. Ok, The Devil. The High Priestess è inutile. The Chariot è meglio di The Devil? No, preferisco The Devil. Di sincerità, perché The Chariot sarebbe utile se avessi per caso una. Un qualcosa per fare più danno. La mitra non è stata per nulla utile, cioè non ci ha droppato tanti cuori blu, c'è da dire. Comunque siamo arrivati alla mamma, che è la mamma blu. No, è la mamma è la mamma rallentata. Ottimo, ottimo, fortunati siamo. Siamo veramente fortunati perché la mamma rallentata ci sarà molto più facile batterla. Per un attimo ho paura addirittura di poterci morire da mamma, però vabbè, avevamo tanti cuori rossi e cuori rossi e cuori blu. Però, sapete com'è? Togliamo veramente poco danno. Abbiamo le tiers base. Ok, Olimento ci ha parato il suo primo colpo. Quasi quasi prenderei danno. Perché così almeno ci leviamo dalle scatole mamma molto più facilmente. Grazie al nostro insieme di mosche. Che alla mo al nostro insieme no, alla nostra mosca che si attiva. Abbiamo un danno a malapena decente utilizzando The Devil. Cioè, decente no. Semplicemente lo facciamo danno, mentre normalmente non facciamo nulla. Ok, ma do quanto tempo con mamma? È da epoche che non facevo una sfida a mamma così lunga. Per il fatto principale che di solito mamma muore prima. Però va bene, continuiamo e cerchiamo di ucciderla. Prima possibile. Ok, siamo quasi arrivati. Perfetto, perfetto. Ok, scriviamo il suo piadone. Perché non portarsi High Priestess qua dietro? Nel frattempo che questo combattimento dura gli eoni. Meglio lo dico, giusto per così almeno. Ok, è morta. E cosa ci dà questo? Range più luck up? È un luck up, quindi può essere buono. Qua non c'è nulla di che perché ci siamo già stati, quindi scendiamo giù e adesso arriverà il vero tormento, il vero panico, perché adesso facciamo veramente pochissimi danni per dove siamo. Allora, c'è da dire che credo che se arriviamo dal cuore di mamma lo battiamo. Però dobbiamo arrivarci al cuore di mamma. E questo è il problema della partita, dai. Se prendiamo un danno ci rendiamo la stanza molto più facile, però non possiamo farlo spesso. Cioè non possiamo prendere danni molto spesso, ovviamente. Quello è un oggetto nuovo comunque, quello che abbiamo ottenuto. Niente di che per dire, preferirei ottenere magari, che ne so, il patto, il pentagramma. Il patto non può spawnare, però lo sto nominando perché magari, ne so, mi capita una chest di quelle. Una chest rossa e magari mi dà il patto, io non dirò mai di no. Ok, la nostra mosca fa molti più danni di quanto ne facciamo noi. Abbiamo preso un danno inutile, per questo si è attivata. Abbiamo anche preso due danni, quindi, perché Olimento ce ne ha parato uno. Abbiamo sbloccato Loki's Horn.
Buono, è un oggetto che è sempre basato sulla luck, mi permette di sparare ogni tanto in tutte e quattro le direzioni. È estremamente figo quando si ha magari qualcosa come il Brimstone oppure Technology, è estremamente figo come oggetto. Mentre invece normalmente non è niente di particolare, anzi, no, niente di particolare, è soltanto più estetico perché raramente troverete utile sparare in quattro direzioni con le lacrime normali. Questi nemici nuovi sono abbastanza fastidiosi per il fatto che diventano le torrette. Già non mi piacciono le torrette normalmente. Più mi dai delle torrette fatte in questo modo, io ti dico sei stronzo, gioco. Ok, alzati e muori. Per fortuna che non hanno tanta vita e noi non abbiamo per nulla danno, quindi. The Tower potrebbe essere utile in una stanza in cui voglio far saltare in aria tutto. Questa non è la stanza in cui voglio far saltare in aria tutto, quindi. Continuiamo. Magari qua la utilizzo perché voglio far saltare in aria tutto. Ok, siamo riusciti a completare più o meno la stanza grazie a The Tower. Perché molto probabilmente avrei preso il danno qui. Avrei preso almeno un danno qua in questa stanza contro questi guardi. Qua di sicuro ci prendo danno. Perché non li uccidiamo in modo molto veloce. Quindi. Quando se ci accerchiano, se ce la prendiamo tre che ci sparano magari a due direzioni diverse, di sicuro ci prenderemo danno. Per ora sto giocando abbastanza decentemente, quindi ovviamente la situazione pessima in cui ci troviamo mi fa giocare in modo ottimale, più o meno ottimale, anche Only Mantle l'aiuta. Only Mantle è l'oggetto che vorrei trovare con The Lost, di sincerità. E effettivamente quella combo del restock più utilizziamo qua The Emperor. Se facciamo questo piano, possiamo al 99% arrivare al cuore di mamma. Arriviamo al cuore di mamma e dovremo riuscire a batterlo. Perlomeno è quello che penso. Perché se prendo danno, mi si attiva la mosca che fa molto più danno di me. Io dovrò soltanto schivare. Il concetto è molto semplice. Quindi ora abbiamo una chance di finire questa run in modo decente. Però ovviamente dobbiamo arrivare al boss che c'è qui. E non siamo esattamente in condizioni di arrivarci in modo molto facile. Dai, ti prego, muori. Grazie al cielo. Appari, ti prego. Non ho più voglia. Sono 40 minuti in questa partita che è abbastanza stagnante. Ok, questa è una stanza che non avrei voluto incontrare. Soprattutto per il fatto principale che è rompiscatole e ho preso danno. Per fortuna che avevo Only Mantle ancora. Adesso Only Mantle non c'è più, però, e non ci proteggerà da un altro danno. Ok, cerchiamo di uccidere più velocemente quello che non è campione. Adesso il campione. La cap che seppure è aumentata non è niente di che. Oddio, io me la tenterei pure. Sono dei boss però. Sì, me la tento pure perché ho sentito una musichetta che era rallentata. E quindi aiuterà tanto. Perfetto, siamo riusciti a rompere fistula grazie alle troll bomb che abbiamo trovato là dentro. Abbiamo trovato un cuore blu. Essendo la stanza rallentata, molto probabilmente riusciremo a farla senza prendere danno. A meno che non ci capitano boss estremamente stronzi. Però, se non erro, non ci dovrebbero essere boss estremamente stronzi qua. Il danno, veramente, è snervante quasi quanto giocare con latte di soia questa partita. Perché facciamo veramente un danno che non infimo di più. Potrei addirittura mettermi a fare altro mentre gioco per farvi capire quanto è noiosa questa partita. Senti, mangiati una bomba, perché non perché. Ecco, bravo, mangiati anche l'altra bomba, perché se no ci mettiamo i nostri bellissimi 6 anni a vincere questa partita. Comunque, questa serie di Isaac, cioè ho finito quasi gli argomenti, giusto per dirvi. Non sto zitto perché sto cercando di fare qualche discorso, giusto per non stare in silenzio, tra cui parlare appunto che non sto in silenzio per cercare di fare qualche altro discorso. Ho finito gli argomenti perché una run di 40 minuti in cui non succede nulla è abbastanza noiosa anche per me. Mentre invece, magari, se avevo una run comunque in cui, che ne so, prendevo solo i Milk, l'ho fatta run di 40 minuti in cui avevo solo i Milk, riuscivo a tirare fuori argomenti più interessanti. Comunque, come l'avete passato questo giorno? Magari, che ne so, dopo 45 minuti state ancora guardando il video e avete intenzione di raccontarmi la vostra giornata nei commenti? Potete farlo volentieri, io li leggo sempre i commenti. Li leggo e molto spesso gli rispondo. Cioè, molto spesso, a meno che non scrivete roba idiota, rispondo. Non cancello quasi mai i commenti. Cioè, non cancello di solito i commenti, a meno che non mi arriva gente che mi insulta a caso. Quindi, in quel caso li cancello. Giusto per avvertirvi,
se magari una critica l'accetto, un insulto a caso no. O magari sono alcune volte dei miei amici che mi scrivono cazzate nei commenti giusto perché vogliono rompermi le scatole, ho preso un danno idiota. Non prendiamo anche l'altro danno idiota? No, no, Leone, scusa, devi prenderlo, è nel tuo contratto. Che in realtà non ho neanche contratto io, giusto per specificare. Sono proprio uno youtuber triste, non ho neanche il contratto della monetizzazione. Più che altro, più che la monetizzazione, mi piacerebbe avere i video programmati. Perché magari così, se parto tipo una settimana, io registro i video molto prima di solito, registro sempre una serie provvisoria. Se parto magari una settimana prima, ok, abbiamo notato Wheel of Fortune, potrebbe dropparci roba interessante. Comunque, se parto magari una settimana prima, che so, vado da qualche parte, parto, non ho possibilità di registrare, io ho i video caricati. E di solito devo lasciare, purtroppo, il mio canale rimane a qualcun altro. Quando questi problemi. Abbiamo la lacca aumentata e non ci ha pagato. Brutta stronza. Io direi di far scoppiare qualche roccia qua per ottenere giusto qualche centesimino e dirci: dai, adesso ci paghi dopo 15 monete. Bravo a lei. The Tower. Porrà fine alla tua esistenza questa The Tower. Spero che tu lo sai. Te la pone fine perché non ho voglia. Ok, The Emp non ha neanche posto fine alla sua esistenza. L'Empress la usiamo in questo piano. Ok, qua non dovremmo poter subire danni in teoria. Comunque, stavo cercando di dire: mi tocca purtroppo lasciare il canale in mano a qualcun altro perché per poter coprire i video. Temperance. La butto giù, non mi interessa. Sinceramente, come carta, non è una carta che adesso mi sarà utile perché non ho neanche lo Yamart. Altro oggetto di Gappi. No, però fai scappare da te della Temperance. Ed è meglio così. È meglio. Abbiamo ancora la Wheel of Fortune, quindi tanto vale utilizzarla. Cosa voglio da questa Wheel of Fortune? Vorrei un cuore di fede, vorrei la palla di cristallo così mi fa vedere la mappa. No, però abbiamo un oggetto che tanto vale, lo prendiamo. Abbiamo una percentuale talmente bassa da essere quasi irrisoria di far attivare l'effetto del Necronomicon con questo oggetto. Veramente irrisoria. Mi ricordo tipo del 5% quando prendiamo danno. Quando prendiamo danno, la mia voce se ne sta andando. Spero di riuscire a rimanere vivo per tutto il commentary. Dopo 48 minuti che parlo di fila, mi sembra anche normale. Oh, non usiamo più de. Usiamo. Ok, ciao a. Ce la posso fare. Ciao al Deck of Cards. Andiamo di Book of Belial. Ogni tre stanze avremo un danno che è vagamente decente. Non abbiamo bombe, quindi quelle due pillole ci sono proibite. Non abbiamo neanche altre bombe per far scoppiare il resto. Ed è la strada sbagliata. Avrei scommesso invece che fosse l'altra la strada sbagliata con tutto il cuore. Invece, no. Il gioco purtroppo mi ha deluso, le mie aspettative adesso sono triste. Quindi qua avremo un patto con Satana, un patto con l'angelo, perché Book of Belial, come già detto nello stesso episodio, oltre ad aumentare il danno, leggermente le tiers, però di questo non sono del tutto sicuro, oltre ad aumentare il danno per la stanza in cui viene utilizzato, vi permette anche, addirittura, è veramente un oggetto molto versatile, vi permette di avere patti con Satana obbligatori finché ce l'avete. È veramente un buonissimo oggetto. Pa ci parte Giuda con questo oggetto. Per questo Giuda è uno tra i personaggi più forti del gioco. Ok, questa stanza è relativamente facile finché non cerchiamo di accelerarla, nel senso finché ci manteniamo abbastanza lontani da questi nemici per poterli colpire in modo abbastanza sicuro. Di fatto possiamo prendere un danno, quindi non ci preoccupiamo troppo neanche di tenerci abbastanza lontano da questi nemici. Lasciano un creep, è una versione nuova. Perché nello scorso in Rebirth non c'erano. Magari dopo controlliamo anche le pillole. Ok, questa è una stanza abbastanza stronza. Potrei subirci danni. Sinceramente non mi piacerà subirci danni in questa stanza. Perché preferivo magari non subirli. Beh, come tutti, mi piace. Allora, ho scoperto una cosa che magari non tutti sanno, che per vincere il gioco bisogna non subire danni. È veramente una di quelle cose che non ti aspetti. Credo di aver sconvolto tutta la community di Isaac scoprendo per primo, questa cosa. Non è vero. Questa è la base di ogni videogioco, almeno di ogni videogioco d'azione, credo. Come si possa definire anche Isaac, che appartiene a un genere di roguelike, comunque action. Credo che si possa definire action e non è uno strategico, sono abbastanza sicuro. Andiamo a farci il boss, che è un Loki.
Book of Belial, The Empress. Ok, adesso il nostro danno. Allora, il nostro danno non è alto, ma è un danno. Cioè, facciamo. Questo è il danno che dovremmo avere nelle catacombs per farle in speedrun. Per riuscire ad arrivare, diciamo, a questo punto del gioco molto velocemente. Però invece lo abbiamo dopo 50 minuti utilizzando due moltiplicatori di danno. Ah, ma quanto è bella la vita! Il primo Loki è andato. Il secondo Loki morirà a breve. La seconda parte di Loki, perché in realtà sono un Loki intero. Quindi, cioè, insieme fanno un Loki intero. E quindi, cioè, è inutile chiamarli un primo Loki, un secondo Loki. Sono metà Loki e altra metà Loki. Lo prendo dopo perché se non erro mi dà dei cuori blu. Però a sto punto è altamente inutile anche prenderlo dopo. Questa stanza comunque ci permetterà di avere una ricarica. Così dovremo fare meno stanze come si dice, per arrivare a. Per arrivare dal prossimo boss, ne dovremo fare soltanto un'altra. Direi che, beh, o la va la spacca. Avremo il Book of Belial a carico. Dovremmo essere full vita a meno che non trovi una stanza stronza. Lo prendiamo. You feel cozy, cioè non so cosa significa, però va bene. Magari se lo sapete, se sapete cosa fa, ditemelo. Posso prendere questo qua e avere 48 ore di energia e fregarmene altamente di qualsiasi altra cosa qui. Andiamo a recuperare la nostra amata The Emperor. E andiamo a utilizzare 48 ore di energia da mamma. Non credo che funzioni più volte. Ah no, ho The Emperor 48 ore di energia, giustamente. Quindi, The 48 ore di energia qui. E andiamo a. A battere. A cercare di battere perché. Non ne sono del tutto sicuro, come potete benissimo sapere. Ho un danno talmente basso che non ne sono sicuro. A cercare di battere il cuore di mamma. Ok, scendiamo nel piano. Speriamo non di non incontrare qualcosa di difficile. Speriamo che non ci facciano troppi danni. Ah, questo è Scarred Womb. Sarebbe il piano alternativo del Womb, che però non vedremo. Mi spiace. Mamsert, cambia qualcosa? No, non mi sembra neanche. Come si può dire, una versione alternativa di mamma. La stanza forse mi sembra più piccola, però non ne sono sicuro. È da un po' che non facciamo purtroppo il cuore di mamma. Il nostro danno non è decente, però quantomeno abbiamo una marea di mosche che ci proteggono. Se prendiamo due danni, riusciremo a fargli molto danno. Dai, un po' di danno glielo leviamo. Non quanto vorrei, però un po' glielo leviamo. Ok, primo danno abbiamo preso. Adesso. Potrei essere quasi tentato di prendere anche l'altro danno, a dirla tutta, così almeno ci acceleriamo questa cavolo di run. Però, dai, vogliamo farla. Dai, l'onore bisogna mantenere, quindi almeno finché non prendo danno non apposta, cioè non lo farò apposta. Qua, oddio, come ho schivato. Il mio Big Fan mi ha protetto da un colpo di mamma. Dai, voglio finire questa run. Oddio, mia prima. Beh, anche Satana, addirittura c'è la discesa per Sheol. O per la cattedrale. Ok, mosca vai. Grazie alla mosca adesso ci metteremo veramente di meno. Bellino The Scarred Womb. Cioè bellino no, però è particolare la colorazione. La nostra mosca fa, come potete vedere, molto più danno di noi ed è molto più utile di noi. Quindi diciamo che adesso ci basterà schivare quest'ultima scarica di mamma e avremo finito. Ok, per fortuna non ci ha aperto, grazie a Dio, il patto con Satana, possiamo andare. Godetevi il finale. Ok, perfetto, siamo riusciti a vincere. Hai sbloccato Cute Baby, il bambino carino. Hai sbloccato la trascendenza. No, la trascendenza passa nel basement. Hai sbloccato la challenge numero 6, Solar System. Ok, per questo episodio di The Mangico Files Afterbirth è tutto. Se siete riusciti ad arrivare fin qua nel video, vi ricordo di lasciare un mi piace o un commentino per dirmi ce l'ha fatta io ad arrivarci a 50 minuti di video. Per questo episodio è tutto, qua da Lelo è tutto. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video. Ciao!